Stasera in pole position la storia di un'azienda di successo nel settore chimico-plastico e in particolare nel settore del poliuretano. Mi riferisco a Duna Corradini S.p.A. È con noi l'ingegner Marta Brozzi. Buonasera e benvenuta. Buonasera a lei. Grazie per essere con noi, ingegnere, presidente, oltre che amministratore delegato appunto della Duna Corradini, questa azienda, ingegnere, che è stata fondata già negli anni 50. Sì, la nostra storia inizia nel 57, è dovuta all'intuizione di un uomo che aveva una professionalità totalmente diversa, era un casaro, pensi lei, no? Quindi parmigiano-reggiano, che rimane affascinato da questi prodotti poliuretanici, che appunto due componenti che combinati assieme generano un solido. Quindi rimase affascinato da questo nuovo prodotto. Era una novità in quell'epoca. Era assolutamente una novità all'epoca e quindi insieme a un socio cominciò, diciamo, questa avventura 60 anni fa, più di 60 anni fa. Quindi anche coraggioso, lasciando, diciamo, un settore più solido in quel periodo. Dalle nostre parti senz'altro consolidato. Questa era una scommessa. La vita gli ha dato ragione. Assolutamente sì, l'azienda dal 57 cresce in continuazione. La Gustavo Corradini, all'epoca questo era il nome, fu una delle aziende a livello europeo, la prima o tra le due aziende che si cimentò con queste nuove tecnologie e che contribuirono a creare le applicazioni. All'epoca non si sapeva ancora quante applicazioni avrebbe potuto dare un riscontro questo sistema poliuretanico. Quindi, si arriva poi al presente, ingegnere Brozzi. E siamo arrivati nel 2018 ormai, e nel frattempo l'azienda negli anni 80 ha suscitato l'interesse di una corporation americana, quindi venne acquisita in gran parte la tecnologia proprio sviluppata dalla Gustavo Corradini, e poi nacque la Duna Corradini appunto con una delle linee prodotto che non faceva parte di questa acquisizione, e da lì è ricominciata la corsa alla crescita negli ultimi 30 anni dell'azienda che oggi ho l'onore di seguire, di rappresentare, ecco, anche questa, esatto, sera qui nei nostri studi. In particolare il poliuretano, per chi non lo sapesse, diciamo così, sì, che cos'è e perché è così utile? Allora, il poliuretano, cercherò di essere molto stringata, certo, è un mondo vastissimo e la nostra società è specializzata in poliuretani, in schiume poliuretaniche rigide, principalmente per applicazioni che riguardano l'isolamento termico. Abbiamo tre grandi famiglie di prodotti: le schiume, appunto, i sistemi, quindi i sistemi liquidi, e anche un dipartimento di macchine attrezzature che sviluppa e produce attrezzature per l'applicazione dei nostri prodotti. Isolamento termico è un po', diciamo, il leitmotiv del core business. In realtà questo negli anni, nei decenni, si sono poi aggiunte tantissime altre linee prodotto, dalle resine possidiche a schiuma poliuretanica ad alta densità per applicazioni in modelleria, in tooling, quindi tutti altri mercati rispetto all'isolamento. Decisamente termico. Molto ampio poi come sì, mercato, fondamentalmente. Abbastanza. Per quanto riguarda il mercato estero, ingegner Brozzi, come vi muovete? Allora, la nostra società è da sempre, già la Gustavo Corradini negli anni 70 aprì una filiale produttiva in Spagna, all'epoca era sicuramente, cioè quindi era già un'azienda che si cominciava a internazionalizzare a livello di export ma anche di presenza sui mercati esteri. E dal sito modenese, che è il nostro headquarter del gruppo, noi esportiamo più del 50% dei prodotti. E abbiamo dal 2001 la società costituita negli Stati Uniti, che ha due sedi produttive, una in Texas e una in Michigan, che asservano un po' tutto il Nord America, e dal 2012 siamo operativi con la filiale emiratina. Ho capito. Per quanto riguarda il periodo che, diciamo, di crisi che tutte le aziende hanno vissuto, avete messo in pratica un nuovo modello di business per affrontarlo? Sì, ci abbiamo provato, se non altro. Sì, dal 2008 al 2009 sono cambiate tante cose, improvvisamente i fatturati sono calati, i mercati hanno rallentato, e tenga presente che noi siamo legati per certe linee prodotto al mondo dell'oil and gas, i grandi impianti di rigassificazione ed LNG, e per cui il nostro consiglio di amministrazione, all'epoca io non ero ancora in azienda, decise di intraprendere un percorso di questo tipo, ingaggiando una società di consulenza e ingaggiando me
per coordinare l'attività di questo progetto un po' in tutti gli ambiti aziendali. Io ringrazio l'ingegner Marta Brozzi per essere stata con noi, presidente e amministratore delegato appunto di Duna Corradini S.p.A., questa azienda leader appunto nel settore del poliuretano, che è un materiale veramente di un'utilità incredibile e che troviamo poi in tanti prodotti, in tante applicazioni quotidiane. Un'altra realtà che si è sviluppata così tanto negli anni come Duna Corradini sono gli amici che stanno arrivando con noi in Pole Position.